John, è terminata la stagione regolare, chiudete con una vittoria casalinga. La partita di stasera contro il Milano non aveva niente da dire dal punto di vista della classifica, però ha fatto vedere un Asiago che non vuole proprio perdere. Anche stasera non vi andava giù di chiudere con una sconfitta. No, sicuramente non volevamo perdere, volevamo finire il campionato con un'altra vittoria e anche per portare questo ritmo che abbiamo in playoff. Ecco, quindi ho visto una grandissima reazione quando siamo andati sotto di 3-1, anche se non era forse meritato di essere sotto 3-1, ma l'hockey, lo sport è così, abbiamo recuperato molto bene. Comunque si è visto in certi frangenti che la partita aveva un'importanza relativa, difese che hanno concesso anche marcature evitabili magari in altre occasioni, sì, da una parte e anche dall'altra. Adesso si pensa subito ai playoff che scattano già da sabato. Intanto ti chiedo un'opinione su questa formula, se personalmente ti piace. Vi giuro, ci ho messo mesi per capirlo, finalmente io l'ho capito e più che ci penso meno mi piace. È una cosa per me, se posso dire quello che penso, ovviamente una roba assurda proprio, che non ha nessun senso, però dai, vediamo come va a finire. Da un certo punto di vista favorisce le prime quattro, nel senso che le prime quattro vincendo hanno sempre partite contro squadre d'alta classifica, quindi da un punto di vista del pubblico forse potrebbe essere un vantaggio. È quel discorso, forse a livello di pubblico becchiamo subito Valpusteria, che è molto molto bello come avversario, sicuramente è un hockey subito bella da vedere, ecco, da quel lato sì, è vero che potrebbe andare bene. E avendo anche la possibilità di un paracadute, nel senso che una prima eventuale eliminazione non sarebbe quella definitiva. Comunque magari sì, dai, commenteremo la formula. Esatto, vediamo come va a finire alla fine, ecco. Spero che vada tutto bene, come sempre. Questa sera ci sono stati due o tre episodi, mi riferisco alle altre partite, come quella di Asiago, anche tutte le altre non avevano niente da dire. Suona un po' strano che il Valpellice si becchi due penalità di partita con Barney e Maxwell, che sono anche due giocatori importanti, e anche il Valpusteria si becchi una penalità di partita di Omarla, che staremo a vedere se sabato potrà essere in campo contro di voi. Bisogna vedere tutto come cosa, decisione dei giudici a questo punto. Io non ho visto quello che è successo, quindi è difficile capire. Un spearing dopo un minuto di partita mi pare, non voglio dire impossibile, però evidentemente c'è stato. Vediamo se il giudice decide di dare più partite, non so come andrà a finire per Omara. Stasera per un attimo, John, sei stato con la formazione al completo, nel senso che a roster c'era anche Marchetti. Credo sia stato concordato il fatto di farlo... Era solo per farlo patinare, visto che non c'era ghiaccio sotto le feste di Natale qua ad Asiago, ce ne sono poche ore di ghiaccio, sappiamo. Era solo per farli fare almeno 20 minuti di ghiaccio. Ecco, appena cominciato a patinare ieri, sta abbastanza bene, speriamo di averlo pronto per gara 3, diciamo, spero, forse anche gara 2, ma vediamo come va a finire. Stasera turnover per Sullivan, per gara 1 hai già pensato qualcosa per il turnover o li tieni un po' tutti? No, adesso vediamo come... sì, sicuramente so già quello che voglio fare, però non posso dire niente al momento. No, ma sicuramente Sullivan rientra, comunque sì, partiamo con tre difensori stranieri. Con si è parlato tanto di Domenico, di Ross. Se posso dire la mia opinione, questa squadra così, l'abbiamo detto anche l'altra volta e anche la partita di questa sera, è molto più equilibrata, forse una squadra più da playoff così. Lo auguro,
Si sa che nel playoff non si sa mai, le cose cambiano molto velocemente, ci vuole un po' di tutto, un po' di entusiasmo, un po' di fortuna, un po' di grinta, sai, tutto, ecco, tutto deve andare bene, non è, nello sport di hockey non è mai facile, ecco, no, ma io sono contento con questa squadra, come specialmente negli ultimi 10 partite abbiamo fatto un grandissimo lavoro, speriamo di continuare così nei playoff. Questa stagione, John, è stata particolare perché per i tanti appuntamenti, semifinale, sì, Continental Cup, finale, come arriviamo ai playoff? Come condizione intendo? No, a livello di condizione vedo una squadra abbastanza carica, ecco. Bisogna vedere per quanto tempo riusciamo a mantenere questo forma. Speriamo che, perché è lunga, è veramente lunga questo playoff, con 4 gironi invece di 3, tutto da vedere. Comunque sono abbastanza ottimista. Ci vediamo sabato, in bocca al lupo. Crepi, grazie.